Eurocert, il regalo più bello. Avrei voluto vedere ancora una volta la nostra squadra, la nostra azienda, unita a festeggiare, a brindare insieme, ma quest'anno purtroppo non è possibile. Ricordo l'emozione nel vedere la sala piena di gente lo scorso anno, tutti noi con la maglia aziendale, fieri di far parte di questo gruppo. Quest'anno, alla cena di Natale, saremo stati quasi 300, provenienti da tutta Italia. Cresciamo, perché in Eurocert continuiamo ad offrire posti di lavoro e a stringere nuove collaborazioni. E ormai siamo talmente tanti che stento a riconoscere il volto di tutti. Ma è sempre una soddisfazione enorme firmare contratti e dare il benvenuto a nuovi colleghi. Ricordo ancora quel giorno, di ormai 15 anni fa, quando con un camion a noleggio andai a Macerata a caricare 4 raccoglitori che erano poi tutto ciò che all'epoca aveva Eurocert. Arrivai a Bologna e mi ritrovai solo. Io, un archivio cartaceo, un software antidiluviano e il mio socio, che per incoraggiarmi non ebbe parole migliori di queste. Beh, adesso sono tutti cavoli tuoi. Aveva ragione, aveva pienamente ragione, ma è nelle sfide che ciascuno di noi dà il meglio di sé. Ho sempre amato le sfide e le forti emozioni. Sin da piccolo, con mio fratello è sempre stata battaglia, una competizione stimolante per dimostrare che anche se ero il più piccolo, potevo tenergli testa. Ora rivedo il nostro rapporto nei miei figli, due giovani adolescenti a cui cerco di trasmettere valori e passioni. Viva la ricerca di nuovi obiettivi da raggiungere, di stimoli, di energie positive. Non mi fermerei mai. In questi momenti che sono venuti necessitati le proprie carte, via, via. Non vorrei dirlo. Ultimo! Devo ringraziare i miei genitori, che mi hanno insegnato a non fermarmi davanti alle apparenze, ad andare oltre i miei limiti, a cercare la mia strada, senza mancare di rispetto a nessuno, tenendomi saldo i valori che mi hanno trasmesso. Brindisino, la 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 la. A dir la verità, l'esperienza più formativa della mia vita la devo a mio padre, che mi ha spronato ad avvicinarmi al mondo dell'arbitraggio. Facendo l'arbitro, ho imparato a gestire con calma ed equilibrio anche le situazioni più critiche, ragionare in situazioni di stress, riuscire a non farsi coinvolgere nelle pressioni esterne, lasciarsi scivolare addosso anche le ingiurie più pesanti, senza reagire. Questo è ciò che accade a un arbitro ed è una palestra di vita. Come nello sport, anche nel lavoro, per fare squadra servono regole, rispetto e abnegazione. E la ballandita aiuta, eh. Mi sento rivolgere spesso la stessa domanda, da colleghi e amici. Ma chi te lo fa fare? E ad essere sincero, è la stessa domanda che a volte mi pongo anch'io, quando penso alle tante difficoltà dell'imprenditore di oggi, all'impegno nel sostenere il carico delle responsabilità, che non sono solo amministrative, ma soprattutto umane, nei confronti di tutti coloro che lavorano con me, in un clima che vorrei il più costruttivo possibile. Sentiamo il sorpasso all'interno! Eccola! Guarda, si è messa aerodinamica! Io mi sono arenato invece! Anche Eurocert ha avuto i suoi momenti bui, terribili, quando le certezze che ci avevano dato vita e forza in pochi mesi si sgretolarono. Non dormii per mesi, ero demoralizzato e abbattuto, ferito da persone nelle quali avevo riposto fiducia e che invece mi avevano deluso. Eppure, proprio in quel momento di difficoltà, anziché abbandonare tutto e tutti, mi sono aggrappato alle persone più care e vicine, a mia moglie, che in tutti questi anni mi ha supportato e soprattutto sopportato, crescendo ed educando i nostri figli, compensando le mie frequenti assenze. L'amore e l'energia di Stefania mi ha permesso di concentrarmi sull'azienda, senza rinunciare alla famiglia. Ringrazio anche quegli amici, molto più che colleghi, che hanno saputo sorreggermi e aiutarmi. Insieme siamo tornati più forti e più grandi di prima. Nei giorni scorsi ci siamo trasformati in SPA. Potrebbe sembrare solo una sigla, ma per chi l'azienda l'ha nel cuore, il significato è ben maggiore. Si tratta di una grandissima soddisfazione per tutti. Un traguardo conquistato da tutto lo staff di Eurocert. Senza il gruppo tutto questo non esisterebbe. E lo ammetto. Mi sono emozionato, con tanto di occhi lucidi, la prima volta che ho visto la scritta Eurocert SPA. Così, il regalo di Natale
è vedere ancora una volta la nostra azienda progredire, vedere i sorrisi dei collaboratori, sentirci coesi e determinati, lontani ma sempre vicini, pronti a tenere duro, a testa alta, in ogni situazione. Tutto questo mi rende ogni giorno più orgoglioso ed ottimista per il futuro. Alzo il bicchiere, insieme alla mia famiglia, per augurare a tutti voi un sereno Natale e un 2021 che possa farci dimenticare in fretta questo anno complicato. Auguri!